Ci siamo? Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 413, votanti 318, astenuti 95, maggioranza 160, favorevoli 30, contrari 288. La Camera respinge. A questo punto siamo al 1.151 Pannarale, che però votiamo soltanto nella prima parte, nel senso che non si vota la parte conseguenziale perché è stata assorbita dall'1.500 che abbiamo provato. Ho sbagliato, grazie onorevole Brescia. È fondamentale avere il reato di minoranza anche per correggere il Presidente. La ringrazio molto. Ho saltato un passaggio, abbiamo l'emendamento 1.157 Fico. Onorevole Brescia, non so se vuole intervenire, prego. Direi proprio di sì, Presidente. Ecco perché ho avuto un sussulto, perché era importante questo emendamento. Perché in questo emendamento si va ad esplicitare proprio quello che abbiamo detto in precedenza. Ossia, stiamo subordinando l'utilizzo di quelle eventuali maggiori entrate a quella finalità stabilita in legge di stabilità, appunto, Colleghi, abbassiamo per favore un po' il tono della voce, gentilmente. ossia all'esenzione delle fasce deboli, coloro che sono sotto gli 8.000 euro, esenzione dal canone RAI, rispetto a questa finalità. Ora abbiamo ricevuto rassicurazioni di ogni genere, come diceva anche la collega Coscia, sia in commissione che in aula rispetto a questo tema. Voglio capire perché il parere è contrario a questo emendamento. Se il governo e la maggioranza sono convinti del fatto che questi soldi in più che deriveranno dal pagamento del canone RAI, che lo vogliamo ricordare, avete inserito nella bolletta della luce degli italiani, per quale motivo si deve votare in maniera contraria a questo emendamento? Potranno dire che magari questa misura risulta essere pleonastica, che sarà già così, anche se così fosse. Sarebbe per noi una rassicurazione maggiore e quindi se non ci sono problemi di altro tipo, di altro genere, chiediamo che si cambi il parere su questo emendamento e che lo si voti tutti convintamente in maniera favorevole. La ringrazio, onorevole Palmieri, prego. Presidente, a dimostrazione che noi non guardiamo i proponenti ma guardiamo il contenuto. Anche noi ci uniamo alla richiesta del collega Brescia e annunciamo che voteremo favorevolmente questo emendamento, proprio per le motivazioni che ha detto prima la capogruppo del Partito Democratico, l'onorevole Coscia, cioè se quella è la loro intenzione, rendiamola palese con questo emendamento, altrimenti è ovvio che rimarrà il sospetto nella testa degli esponenti della minoranza e non solo, e rimarranno delle ombre su quello che viene affermato dal relatore e maggioranza. Grazie. Grazie a lei, non ho altri iscritti a parlare, quindi con il parere. Onorevole Crippa. A titolo personale, ovviamente. Grazie Presidente. Quello che sta avvenendo all'interno di quest'Aula